Fare i conti con l'ambiente, 2014, abbiamo anche un ricco panel di eventi culturali, siamo con Simonetta Tunesi, presentiamo un libro, Conservare il valore, il titolo suggestivo vorrei dire, ecco, di cosa parliamo questa sera? Bene, parliamo, il libro parla di consumi di risorse naturali, di produzione di oggetti e del fatto che quando buttiamo via questi oggetti, che abbiamo tanto amato e consumato, diventano rifiuti. E quindi dei problemi generati dalla gestione dei rifiuti. Il tentativo che io cerco di fare è di dare una visione propositiva, di una visione che vada oltre il lamento, che mi sembra a volte uno sport nazionale che non vorrei assecondare. Credo che invece abbiamo ancora risorse che debbano essere utilizzate al meglio, valorizzate. Il valore di cui si parla è proprio il valore delle risorse prima che vengano consumate, prima che vengano estratte, e il valore della materia e dell'energia che sono contenute nei rifiuti. Voglio farti una domanda duplice, ecco, d'approccio che tu sei un chimico, ok? Sì, chimico ambientale. Esatto, chimico ambientale. L'approccio che tu utilizzi nel libro è tecnico o hai una così una... tendi a essere insomma, divulgativa, a coinvolgere, a parlare dell'utente, del cittadino, quello che può fare il cittadino nel suo piccolo, vogliamo dire, per contribuire, 2.0, 3.0 che sia? No, per essere chiari, no. Diciamo, non ho scritto il libro per dire al cittadino cosa deve fare, lo fanno già in tanti, certo. Io ho preso un altro approccio. Ho preso un approccio che a un tempo si chiamava parlare al consigliere del principe. Ho cercato di parlare di più agli assessori, ai tecnici, ai politici e di spiegare quale credo debbano essere gli strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti. Però mi rivolgo a tutti i cittadini, cioè nel senso che il libro è scritto non per dire al cittadino fai questo, fai quello. Tanti altri danno queste soluzioni. Io credo che le soluzioni siano più complesse di ciò di cui di solito si discute ed è questo il percorso che cerco di delineare e di far capire come i cittadini debbano essere coinvolti in un percorso che però è complesso. Per questo nel libro c'è un capitolo, il capitolo 4, che è tutto dedicato a spiegare cosa sono gli impianti. Ecco, che cosa ti auguri, cosa auspichi da questo libro e anche oltre, sono i progetti futuri? Beh, mi auguro che questo libro susciti discussione, venga studiato, magari non tutto, magari un capitolo alla volta, due capitoli alla volta, ma che serva ad andare oltre la genericità in cui il mondo della gestione dei rifiuti è ancora immerso. Grazie, Conservare il valore, Simonetta Tunesi, Luis.